Buona domenica a tutti e abbiate pazienza per il po' di ritardo che ho avuto. Allora, io cercherò di proporvi oggi una riflessione che ci introduca al tempo dell'Avvento che abbiamo iniziato. E il tempo dell'Avvento, lo sappiamo bene, è memoria della venuta del Signore, ci chiede di volgere lo sguardo in avanti e dunque è anche un tempo segnato da quella virtù cristiana chiamata speranza. Addirittura possiamo dire che la venuta del Signore nella gloria, secondo il Nuovo Testamento, coincide, viene chiamata espressamente la beata speranza. La speranza colma dunque di sensatezza, di felicità, quasi una promessa di felicità, tanto che in un testo del Nuovo Testamento si dice che i cristiani sono coloro che attendono la beata speranza, vale a dire il compimento di questa speranza che avviene nell'incontro con il Signore che viene. Ma detto questo, qui iniziano i problemi. Sperare oggi, sperare in tempi di crisi, sperare in situazioni di buio, sperare che cosa significa oggi sperare? Ecco, io vorrei tentare di articolare fra questa mattina e oggi pomeriggio una riflessione in cui stamattina cercherò di mostrarvi il carattere drammatico, forse anche problematico, della speranza cristiana. Nel pomeriggio vorrei cercare di più di far emergere delle possibilità che noi abbiamo di creare futuro e dunque di creare anche speranza, e credo che questo sia molto importante ricordarlo proprio nei tempi in cui, se uno guarda semplicemente alla situazione storica, alle congiunture economiche, al mercato del lavoro e a tante altre cose, vede un futuro sbarrato, vede certamente che il futuro ha cambiato di segno. Se negli anni 60, grosso modo, futuro significava promessa, significava possibilità di cambiamento, oggi futuro significa minaccia, conduce a un ripiegamento su di sé. Potremmo dire che negli anni 60, per intenderci, parlare di futuro significava pensare dei cambiamenti possibili storicamente, il mito messianico che diviene fattibile. Oggi no, oggi il mito vincente è quello di Narciso, è quello di un ripiegamento su di sé, che Narciso è incapace di andare oltre se stesso, di guardare al futuro, è incapace di attesa. Ecco, certamente la speranza per noi oggi è una sfida, oggi addirittura si potrebbe dire questo: le speranze hanno poco tempo, le speranze sembrano di breve durata, sono sottomesse a tema di smentita imminente. Provate a pensare nell'89 la caduta del muro, gli entusiasmi, le speranze che nascono, poi come spesso del resto avviene poi nella storia, quando la si guarda con un po' di distanza, anche queste speranze si vede come diano vita a nuove disillusioni, come se le speranze avessero poco tempo per radicarsi. Abbiamo tempo per sperare? Potremmo perfino chiederci e porci questa domanda, per dire ancora della difficoltà dello sperare oggi. Provate a pensare soprattutto alle persone più giovani. Ricordo l'ultimo corso che ho tenuto per dei giovani l'anno scorso era inventare il futuro. Inventare il futuro perché certo non lo possiamo prevedere, e se guardiamo quello che vediamo, certamente vediamo più porte chiuse che non orizzonti spalancati. Ecco, lì io credo che dovremmo imparare sia nella società che nella Chiesa a uscire dalla
retorica un po' stucchevole che i giovani sono il futuro della Chiesa, della società, eccetera. Cioè, anagraficamente, chi lo nega? Al tempo stesso, o arriviamo a imparare che il futuro è una responsabilità di chi è più adulto, dei responsabili, dei governanti, di chi è, del genitore, di chi è più anziano verso chi è più giovane, o altrimenti certamente rischiamo, ed è una potenzialità nel giovane, ma si deve cogliere anche la dimensione di responsabilità da parte di chi detiene le leve, diciamo così, di comando, di governo e via dicendo. Altrimenti si resta nelle secche da cui non si esce proprio. Ecco, io credo che anche questo dunque sia un elemento della sfida per creare la speranza. La speranza non nasce di per sé, non nasce umoralmente, occorre un lavoro per costruire la speranza, lo vedremo quasi subito. Per il Nuovo Testamento la speranza è una responsabilità. Di essa dobbiamo rispondere. E dunque implica un lavoro da fare. Possiamo anche aggiungere un ulteriore elemento. Tutti voi sapete che la grande speranza cristiana è la speranza che osa confrontarsi con la morte. E dobbiamo dire la verità. Io credo che la serietà della speranza cristiana sta proprio nel coraggio di affrontare di petto la morte, guardarla in faccia e attraversarla. Non la evita il cristianesimo la morte. Il cristianesimo non proclama una immortalità, proclama la resurrezione dai morti e proclama una speranza che passa attraverso l'assunzione di quella che è la lacerazione, la frattura irrimediabile della morte. Proclamandola, dove nasce? La speranza cristiana nasce al mattino di quell'alba del primo giorno della settimana accanto a una tomba in cui, se voi vi ricordate, muoiono delle altre speranze. Ci sono delle speranze che devono morire perché possa nascere la speranza, quella che osa affrontare e toccare il tragico della vita. Questa è l'unica speranza degna di questo nome. Gli altri saranno ottimismi, saranno visioni più o meno rose della vita, ma nulla hanno a che fare con la speranza cristiana. La speranza cristiana tocca il tragico dell'esistenza, lo assume, non lo evita, ma lo attraversa. Ecco, se voi pensate alla pagina che credo tutti voi ricordiate di Luca 24, i famosi due discepoli di Emmaus, voi ricorderete che questi discepoli a un certo punto, incrociando quel viandante per loro sconosciuto con cui si mettono a chiacchierare degli eventi successi e che sembra ignaro di tutto, dicono: noi speravamo che fosse lui quel Gesù che in realtà ora è morto, e dunque sei morto, è morto perciò sempre, è sepolto e tutto è finito. Speravamo che fosse lui a liberare Israele. Ecco, è interessante, nel momento c'è contemporaneità tra perdita di speranze e giorno della resurrezione, con la nascita di una nuova e altra speranza. I due potranno diventare testimoni del risorto, ma a partire da un lutto per le speranze che nutrivano nei confronti di Gesù. Certo, nutrivano delle speranze riduttive. Gesù liberatore politico. Questo Gesù era, potremmo dire, il vuoto contenitore dei loro desideri. Avevano proiettato in Gesù, come spesso si è fatto nella storia, come forse spesso facciamo anche noi, avevano proiettato su Gesù i loro desiderata. Loro volevano una liberazione politica dall'occupante romano, un desiderio più che mai legittimo, ma certamente Gesù si presenta con una configurazione altra, diversa. E gli viene sì a liberare, ma da una liberazione molto più radicale, di cui c'è bisogno anche il giorno in cui la Palestina sarà liberata dall'occupante romano.
Ecco, la pagina finale, direi, del Vangelo di Luca chiede dunque una cosa che spesso è importante anche per noi, cioè una purificazione delle speranze e l'identificazione del proprio della speranza cristiana. La speranza cristiana è paradossale, lo vedremo subito dopo, anzi dovremmo dire qualcosa ancora di più profondo. La speranza del risorto sgorga da un luogo di morte di altre speranze. E solo passando attraverso tale morte i discepoli possono acquisire degli occhi per vedere, per riconoscere il risorto. E così cominciate a capire perché il titolo che ho dato a questa riflessione è Sperare contro ogni speranza. Ma appunto, un primo punto dopo questa primissima così inquadratura della problematicità del discorso sulla speranza, un primo punto molto chiaro che ci viene dal Nuovo Testamento: la speranza è una responsabilità. Di essa, cioè, siamo chiamati a rispondere, a dare conto. C'è un testo della prima lettera di Pietro al capitolo 3, versetto 15, che è molto esplicito al proposito. L'autore, la prima lettera di Pietro, è rivolta al capitolo 3, versetto 15, di prima lettera di Pietro. L'autore di questa lettera si rivolge a delle comunità cristiane piuttosto esigue, piuttosto piccole, minoritarie, che si trovavano nella zona dell'Asia Minore, l'attuale Turchia. Molto fragili queste comunità. Pensate che l'autore della prima lettera di Pietro non le chiama mai chiesa, le chiama sempre fraternità, dunque piccoli gruppi in un contesto culturale che li rende una minoranza. Ebbene, l'autore chiede loro: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chieda conto della speranza che è in voi. Prima Pietro 3, versetto 15. Notate, in un contesto culturale nemico, non solo estraneo ma anche nemico, siate sempre pronti a rispondere a chiunque, non a questi sì e agli altri no, a chiunque che dunque ha il diritto di chiedervi conto della speranza che è in voi. Guardate, questo è il proprium dell'essere testimoni. Chi è il testimone? Il testimone non è quello che va a esibire se stesso raccontando quello che lui ha fatto e magari raccogliendo l'applauso. Il testimone è colui che, con il tipo di vita che fa, suscita delle domande negli altri. È una chiesa testimoniale, una testimonianza cristiana, è quella di chi, per il tipo di vita che fa, personalmente, comunitariamente, suscita degli interrogativi. Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chiede conto della speranza che è in voi. Suscitare domande. Noi siamo abituatissimi a dare risposte a tutto, su tutti, su tutto. Ecco, imparare che c'è forse un passo indietro da fare, che è molto più interessante, una vita cristiana che cerca di essere testimonianza della diversità del modo di vita di Cristo e che suscita domande. Perché questa speranza nei cristiani? Ecco, il contesto in cui viene formulata questa domanda, siate pronti a rispondere, dunque siate responsabili di fronte a tutti della speranza che avete. È come se questa fosse una diaconia, un servizio che i cristiani sono chiamati a fare al mondo. O lo fanno i cristiani o non lo fa nessuno. Ebbene, la vita quotidiana è il luogo in cui questa domanda può essere rivolta. Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chieda. Ecco, naturalmente, prima che responsabilità nei confronti degli altri uomini, anche dei non credenti, la speranza è una responsabilità del cristiano in rapporto a Dio.
è la risposta a colui che l'ha chiamato alla fede e alla speranza. Il Nuovo Testamento parla della spes vocationis, cioè della speranza dischiusa dalla vocazione. Il bel testo di Efesini 1 al versetto 18. La speranza dischiusa dalla chiamata di Dio in Cristo. E allora vedete, la speranza cristiana come responsabilità si situa tra la chiamata di Dio e la domanda degli uomini. Lì il cristiano, come testimone della presenza di Dio, che lo porta a vivere una speranza, che suscita le domande a cui lui è chiamato a rispondere. Secondo punto, la speranza cristiana è un paradosso. È vero, e abbiamo iniziato in modo certo molto approssimativo, ma dicendo come è difficile, soprattutto in certi momenti, sperare, quando appunto situazioni storiche, situazioni economiche sono tali che inducono ad avere ben poca fiducia nel futuro. Tuttavia queste sono motivazioni piuttosto estrinseche. Non è decisivo. Anzi, e questo dovrebbe interpellarci, la scrittura attesta che proprio le congiunture storiche più oscure, più buie, sono quelle che hanno costituito l'alveo di incubazione delle speranze più audaci. Se voi prendete il periodo più buio della storia di Israele nell'Antico Testamento, l'esilio babilonese, 70 anni della cattività babilonese, perdita dell'autonomia politica, deportazione di gran parte della popolazione in Babilonia, frammentazione dunque del paese, divisioni interne che si sono create, eccetera. Ebbene, voi vedete che proprio da lì, da questo fondo oscuro della storia collettiva di Israele, sono emerse delle visioni audacissime, le visioni profetiche del Deutero Isaia, del Trito Isaia e poi di altri profeti che hanno intravisto un futuro di luce, un futuro radioso, ma paradossalmente proprio quando hanno potuto vedere, constatare, toccare per mano il buio profondo, la tragicità degli eventi che erano successi. E lì l'immaginazione profetica è stata grandiosa. L'immaginazione profetica ha cominciato a intravedere dei tempi di liberazione escatologica, è lì che si sono forgiate quelle visioni di cui ci nutriamo ancora oggi. Il Signore imbandirà un banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti su questo monte, strapperà il sudario che avvolge tutte le genti, eliminerà la morte per sempre. Impressionante, l'immaginazione profetica, una immaginazione evidentemente concimata, nutrita dalla fede, che arriva a produrre proprio nei momenti di massimo buio le visioni di massima luce del futuro. E qui noi dovremmo anche imparare una cosa, anche a livello di chiesa, anche a livello di comunità, anche a livello di comunità cristiane, anche a livello di comunità religiose, occorre reimparare la capacità dell'immaginazione. Ne parleremo magari nel secondo momento, ma quando qualche cosa ancora non c'è, se noi cominciamo a immaginarlo e a dargli forma mentale, questa cosa non è più una cosa che non c'è, è una cosa che non c'è ancora, ma comincia a prendere forma in quello spazio potentissimo che è la mente dell'uomo. E i profeti hanno fatto questo, hanno elaborato immagini che sono state capaci di trascinare la storia, di trascinare e suscitare movimenti di liberazione e di suscitare speranza. Ebbene, lo vedremo nel pomeriggio, ma certamente per creare futuro, per suscitare speranza, l'immaginazione è una potenzialità interna all'uomo che noi possiamo rivalutare. Allora, al di là dunque delle congiunture che possono essere difficili,
Io credo che la difficoltà della speranza cristiana sia inerente alla fede cristiana stessa. Perché? E cerco di spiegarmi, perché credo che questo sia, ci introduca all'interno, a mio modo di vedere, intendiamoci, di uno dei fattori più grandi che spiegano la potenza del cristianesimo, che spiegano la forza del cristianesimo. Fatto che da 2000 anni è una, come dire, una forza irradiante, certamente in certi momenti, in certe zone storiche ha avuto una grande fioritura e adesso magari è morente, languente o scomparso, ma rinasce altrove, è una potenza anche storica straordinaria. Ebbene, la rivelazione cristiana è paradossale, anzi è strutturata su un ossimoro. Che cos'è un ossimoro? Perdonate la parola un po' difficile, ma l'ossimoro è una figura retorica che mette insieme due cose totalmente contrastanti: il sole nero, il ghiaccio che scotta, ecco, due cose proprio che non stanno insieme. E proprio da questo accostamento di questi due elementi assolutamente in contrasto nasce la potenza straordinaria del cristianesimo. Dio, l'uomo Gesù di Nazaret. Il salvatore del mondo, chi è? Colui che è appeso alla croce, impotente a scendere dalla croce e a salvare se stesso e gli altri. La vita cristiana, amare chi non è amabile. Il nemico non è per niente amabile, non si è neanche capace di amare quelli che abbiamo vicino, se solo ci sono un po' fastidiosi o antipatici, figuriamoci amare il nemico. Credere l'incredibile, credere che quel cadavere risorgerà, sperare l'insperabile, sperare la morte della morte, perché questo ci chiede la rivelazione cristiana, ci chiede l'Apocalisse: non ci sarà più la morte, né lutto né affanno, vi ricordate? Ecco, il cristianesimo davvero tra tutte le fedi è quella più centrata su un ossimoro. La speranza cristiana è lì, si situa esattamente al cuore di questo ossimoro. È attraversata la speranza cristiana dalla dinamica di morte e di resurrezione. Anche la speranza cristiana è segnata dalle stigmate della croce, ed è abitata dalla pienezza del regno. Guarda il cadavere, ma osa sperare la resurrezione. Ma tiene insieme la speranza cristiana e il tragico della storia. Ecco, potremmo dire così, che se la croce è la rivelazione paradossale di Dio, pensiamoci bene, noi forse non ce ne rendiamo conto perché siamo abituati al crocifisso, siamo abituati alle croci che portiamo, al collo, dappertutto, ma la croce è scandalo, è un simbolo dell'estrema negatività umana, del peccato dell'uomo, è un patibolo, è uno strumento che dà una condanna a morte, una sedia elettrica. Ecco, la croce è la paradossale rivelazione di Dio. Vorrebbe dire, ma chi mai si è sognato di descrivere Dio, immaginare Dio come un uomo appeso a un patibolo? La fede è il paradossale credere che il crocifisso è il salvatore del mondo. L'amore è il paradossale amare il nemico mentre mi è nemico. La speranza è il paradossale sperare la resurrezione di colui che è morto, è stato sepolto, ed è sperare al cuore stesso della morte, degli inferi, delle situazioni di buio, delle situazioni in cui non vediamo via di uscita. È sperare quando tutto ci porta a disperare. Ecco, del resto, questa è tutta la storia della promessa nella rivelazione, nella Bibbia. Io penso che voi vi ricordiate cosa dice la scrittura di Abramo, il padre della fede. Abramo,
si dice nella lettera ai Romani, in un testo molto importante, lettera ai Romani capitolo 4, i versetti 18-19. Cosa si dice di Abramo, appunto il padre della fede? Che Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza, sperando anche laddove non c'era motivo ragionevole di sperare. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo e morto il seno di Sara, sua moglie. Ecco, voi capite qui che c'è un altro elemento molto importante, che dalla Bibbia la speranza emerge come un atto della fede, non della ragione. Questo è molto diverso, ad esempio, da Platone, dalla grecità classica, dove che intravedeva la speranza come anzitutto come una previsione, una valutazione corretta del futuro. Ecco, la speranza non ha a che fare con sondaggi, previsioni, razionali valutazioni della situazione per cui si può prevedere che. Questa dimensione di razionalità rientra in altri ambiti. La speranza cristiana è un atto della fede, della fede. Ed è fiducia, la speranza cristiana, nel Dio che risuscita i morti. Ebbene, allora possiamo andare ancora un po' più a fondo. Possiamo andare ancora un po' più a fondo con due affondi, diciamo così, successivi, che spero ci giungano a far entrare in questo discorso, che spero non sia troppo denso, ma nella estrema complessità, meglio, nell'estrema drammaticità della speranza cristiana. Il primo vi vorrei mostrare, facendo riferimento un po' a esperienze di santità del secolo scorso, a quella che potremmo chiamare il proprium della speranza cristiana, la speranza negli inferi, la speranza laddove non c'è più nulla da sperare, la speranza nella disperazione, la speranza all'inferno. E il secondo elemento, quello che io chiamerei l'altro occhio della speranza, ovvero sia che cosa vede la speranza. Quando uno spera, evidentemente intravede un certo futuro, ma che cosa vede la speranza? Come vede la speranza? E credo che questo ci mostrerà anche l'estrema, come dire, non solo attualità, ma anche come questo intersechi le nostre vite quotidiane. Primo punto, la lezione della santità del secolo scorso, ovvero la speranza negli inferi. Quanti testimoni di tutte le confessioni cristiane nel secolo scorso che hanno saputo abitare gli inferni esistenziali della storia, e l'inferno è la grande costruzione dell'uomo. Noi uomini siamo maestri nel costruire inferni per noi stessi e per gli altri. Una prigione nazista, una situazione di povertà, di ingiustizia, ma ancora una malattia estenuante, la solitudine di un deserto, una cella monastica diventata fornace di Babilonia. Dietro queste immagini ci sono delle persone precise, una prigione nazista, Dietrich Bonhoeffer, una malattia estenuante, Teresina di Lisieux nel suo Carmelo, Charles de Foucault, la solitudine del deserto e quella morte perfino banale per come è arrivata, situazioni di povertà, di ingiustizia, Oscar Romero, il vescovo convertito, diciamo così, dai poveri. Una cella monastica diventata una sorta di inferno quotidiano, Silvano del Monte Athos. Tutti costoro hanno saputo vivere la speranza in situazioni limite, in situazioni di disperazione, di inferno dell'esistenza. Prendiamo anche solo il caso di Silvano del Monte Athos. Nel 1905, proprio all'inizio di questo secolo così, che ha conosciuto una vera e propria discesa agli inferni con le guerre mondiali, con tutto il resto. Ebbene,
Silvano Dellatus, in una delle tante notti insonne tormentate nella sua cella al monastero di San Pantaleimon, al Monte Athos, impegnato nella sua lotta contro il demone dell'orgoglio, prega così: Signore, insegnami che cosa devo fare perché la mia anima diventi umile. E nel suo cuore riceve questa risposta: tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare. Vedete la contraddizione, negli inferi si dispera. Spera quando non c'è nessun motivo per sperare. Anzi, c'è tutto il motivo per disperare. Ecco, certamente dietro questa espressione di Silvano Dellatus noi troviamo l'eco di una tradizione, diciamo, cioè di una prassi ascetica cara alla tradizione spirituale monastica, cioè l'esperienza dell'inferno come via della santità. In questa tradizione il disperare di sé, della propria salvezza, è spesso accostato al non giudicare l'altro, non condannare l'altro, non disperare dell'altro, ed è sempre sostenuto da ciò che è veramente essenziale: mai disperare della misericordia di Dio, mai disperare della misericordia di Dio, anche contro ogni evidenza, anche e soprattutto contro l'evidenza del proprio peccato. Il cristiano è chiamato a questo. È evidente che noi ci lasciamo abbattere dai nostri peccati, dalla nostra miseria, ma la fede è esattamente quello: credere. Non ci vuole molto a credere alla nostra debolezza. Il problema è credere alla misericordia di Dio, credere alla misericordia di Dio molto più forte dell'evidenza della nostra miseria e del nostro peccato. Ebbene, anche qui siamo di fronte a un ossimoro spirituale ed esistenziale. Perché? Perché gli inferi sono il luogo della disperazione. Isidoro di Siviglia scrive: disperare è scendere all'inferno. Dante, nella sua visione, lasciate ogni speranza voi che entrate nell'ingresso all'inferno. Ma allora noi possiamo davvero cogliere questa dimensione propria della speranza cristiana, che è davvero uno sperare contro ogni speranza, credere alla speranza contro la speranza. In Romani 4,18, quel testo che vi ho già citato precedentemente, nella traduzione latina si dice che Abramo contra spem in spe credidit, cioè credette nella speranza contro la speranza, ma anche si affidò alla speranza contro ogni evidenza. Soprattutto in Giobbe, nei Salmi, noi troviamo spesso il grido disperato a Dio come ultima, estrema forma di speranza. Se voi leggete un Salmo come l'88, che non abbiamo tempo adesso di leggere, ma che è il più tenebroso di tutti i Salmi, non c'è nessun happy end, non c'è nessun, come si dice, esito felice di questo salmo. Avete un frammento di vita e di preghiera di un uomo in una malattia da cui non vede scampo. Quest'uomo continua a gridare a Dio la sua disperazione. Se tacesse sarebbe il trionfo della morte, ma continuando a gridare a Dio la sua disperazione, egli vive la sua paradossale speranza. A te, Signore, io grido, giorno e notte grido a te. Tu mi hai reso come i morti da gran tempo, sono come i morti scesi nella fossa. Parla di sé come già morto. Ma anche Giobbe arriva a dire, e guardate l'audacia, di nuovo il carattere contrastante, ossimorico di queste affermazioni. Arriva a dire di Dio, in Giobbe 13,15, anche se mi uccidesse, io spererò in Lui. Impressionante. Ecco, anche se mi uccidesse, io spererò in Lui. Ecco, sulla croce non è molto diverso per Gesù, che grida a Dio, certo, mettendo tutta la sua fiducia in Dio: tu sei il mio Dio, di cui ora sperimento l'abbandono. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Gesù pone la sua fiducia e la sua speranza in Dio, ma è Dio che lo ha abbandonato. E è molto interessante, voi vi ricorderete, credo che queste sono le parole iniziali del Salmo 22. E c'è una tradizione ebraica che ritiene che quando si cita il versetto iniziale di un salmo, in realtà si suppone che tutto quanto il salmo sia, come dire, sia implicato, che quindi dobbiamo avere presente tutto il salmo. C'è, me lo ricordo a memoria, nel Salmo 22, ai versetti 10 e 11, questo salmo di un uomo, appunto, anche lì abbandonato, prossimo alla morte, fa il ricordo della sua nascita. Fin dall'utero sono stato affidato a te. Sulle mammelle di mia madre, dice letteralmente il testo ebraico, tu mi hai insegnato ad avere fiducia. Fin dalla nascita tu sei il mio Dio. Bellissimo. Se noi pensiamo che Gesù sulla croce ha pregato tutto questo salmo, possiamo pensare che sulla croce Gesù ha come tirato un arco che ha fatto l'unità di tutta la sua vita, dalla esperienza, evidentemente non mi sto riferendo a qualcosa di psicologico, non è un ricordo psicologico, è un ricordo nella preghiera, questo evidentemente è una anamnesi davanti a Dio attraverso il Salmo, in cui Gesù ha fatto memoria della sua vita dalla nascita fino adesso. E se poteva dire con il Salmo: fin dal ventre di mia madre tu sei il mio Dio, anche ora tu sei il mio Dio di cui sperimento l'abbandono. Tu mi abbandoni e io resto aggrappato a te. Gesù si aggrappa a Dio contro Dio. Vive la sua speranza, la sua fede in Dio contro Dio. Ecco, un grande esegeta del Vangelo di Marco ha scritto, commentando proprio le parole di Gesù sulla croce: nel momento in cui Dio fa gustare a Gesù l'essere senza Dio, il dover patire senza Dio e il morire, egli, Gesù, si volge a Dio e si tiene salvo in Lui. Con la speranza, la fede di Gesù in Dio, potremmo dire, contro Dio. Ancora, quello che chiamavamo l'altro occhio della speranza e che ci consente, a mio modo di vedere, di andare ancora più a fondo e secondo me di entrare in una dimensione che è molto eloquente per tutti noi, perché tutti noi viviamo delle situazioni di lutto, viviamo delle situazioni tragiche, viviamo delle situazioni di dolore. E che significa parlare di speranza in queste situazioni? Di nuovo un passo della lettera ai Romani che dovete avere ben presente. Si tratta Romani 8, i versetti 24 e 25. Romani 8, versetti 24 e 25. Leggo il testo. Ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Ovvio, se io ho sete e spero di trovare da bere, beh, se vedo che davanti a me c'è un'anfora con dell'acqua, non ho più bisogno di sperare. È qui, ce l'ho, bevo e chiuso. Ciò che si spera, dunque, se visto, non è più speranza. Cosa spera allora la speranza? La speranza spera l'invisibile, spera l'eterno. E in ogni caso, quando noi speriamo qualche cosa, anche se non è l'eterno, che sta nelle cose di questo mondo, speriamo qualche cosa che non ci è immediatamente disponibile. Se fosse immediatamente disponibile, non abbiamo più bisogno di sperare. La speranza non spera, come vi dicevo prima, ciò che è razionalmente prevedibile. Le previsioni del tempo ci dicono che domani il tempo sarà così e così. Posso anche provare a dire: adesso spero che sia bello, perché grazie, me l'hanno già spiegato ampiamente. È razionalmente prevedibile. Ma la speranza suppone una assenza.
qualcosa che non c'è, suppone un ignoto, qualcosa che noi non conosciamo, suppone un non possedere, un non sapere. E qui noi incrociamo esattamente i testi evangelici di oggi. Voi non sapete il quando, non sapete l'ora della venuta del Signore, non sapete quando sarà il tempo. E ora della venuta del Signore, ora della nostra morte, sono anche due ignoranze essenziali al nostro vivere. Ecco, la speranza dunque, che suppone questo non possedere, questo non sapere, cosa vuol dire? La speranza è propria di chi è povero, è di chi è povero. Ma la speranza suppone anche un non vedere. Eppure, provate a pensare alle vostre esperienze di speranza forti. C'è una fiducia, c'è una perseveranza che caratterizzano la speranza. Se noi speriamo qualche cosa, abbiamo la convinzione che la possiamo ottenere, che la possiamo raggiungere. E perseveriamo, e siamo capaci di vivere a lungo tempo ostinandoci in una speranza. Poi certo, può pensarci l'esistenza a dimostrare che era un'illusione, ma c'è una fiducia, una perseveranza che stanno dietro alla nostra speranza, che dunque ci dicono che forse qualche cosina la speranza lo vede. Forse vede l'invisibile. Vi ricordate come Mosè, che lasciò l'Egitto e senza paura fece il suo cammino come se vedesse l'invisibile? Nella lettera agli Ebrei al capitolo 11. Ma che cosa significa vedere l'invisibile? Forse bisogna porsi un'altra domanda, e qui entriamo in ciò che per me è estremamente convincente della speranza cristiana. Come vede la speranza? Gabriel Marcel, un filosofo del secolo scorso, parla di una forma di visione velata che accompagnerebbe la speranza. Vi cito un passaggio di Gabriel Marcel, tratto da un suo libro molto noto, Homo Viator, l'uomo che è in cammino. Dice: non si può certo dire che la speranza veda ciò che sarà, ma essa afferma come se vedesse. Si direbbe che essa attinga la sua autorità da una forma di visione velata, ascosa, della quale non può godere, ma su cui può fare assegnamento. Proviamo a riflettere su queste parole. È come se la speranza sia una forma di visione velata di cui non può godere, ma su cui può fare assegnamento. Allora, una visione su cui si può fare assegnamento, quella fondata sulla memoria, quella di cui non si può godere è quella del futuro che ci sfugge. Allora, forse la mia proposta, la visione velata è quella dell'occhio che piange. Quando piange l'occhio, lo sapete bene, vede in modo tremulo, vede in modo confuso, vede in modo velato. L'occhio velato dalle lacrime non si può dire che non vede, ma vede in un modo differente, altro. Vede la morte, vede il lutto, vede il dolore e invoca la resurrezione. Vede la sofferenza e anela la redenzione. Ricorda la sofferenza e cerca il modo di non ripeterla. Ecco, e qui ci si potrebbe anche chiedere: ma a cosa serve l'occhio umano? Quindi vedrà che domande scemo che fa costui. Queste domande le ha poste anche uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, Jacques Derrida, in un bellissimo libro che si intitola Memorie di cieco, in cui riflette sull'esperienza della cecità.
e si arriva a chiedere a un certo punto, a partire dall'evidenza del fatto che anche il cieco piange, dice: e se il proprio dell'occhio umano fosse il pianto più che il vedere? Se gli animali con gli occhi vedono, l'uomo sa anche piangere. Anche gli occhi del cieco sanno piangere. Se le lacrime vengono agli occhi, se possono anche velare la vista, nel momento in cui vedono, forse anche rivelano. Rivelano nel corso stesso di questa esperienza del pianto una essenza dell'occhio, dell'occhio degli uomini. Nel momento in cui velano la vista, le lacrime svelerebbero il proprio dell'occhio, ciò che fanno uscire fuori dall'oblio in cui lo sguardo le tiene in riserva sarebbe niente meno che la verità degli occhi, di cui le lacrime rivelerebbero così la destinazione suprema, avere in vista l'implorazione piuttosto che la visione, indirizzare la preghiera, l'amore, la gioia, la tristezza piuttosto che lo sguardo. È molto interessante ed è molto profondo questo che ci viene detto. Certo che noi con gli occhi ci vediamo, e tuttavia questa capacità dell'uomo di piangere ci conduce a questa visione velata della realtà, che è la visione che è in cui la realtà è toccata e noi siamo toccati dal tragico, dal dolore, dal lutto, dalla morte. E questa visione è dunque, come dire, gli occhi velati dalle lacrime vanno al di là del vedere, del sapere, si avvicinano all'essenza delle cose, almeno all'essenza del dolore e della speranza. Ecco, tutto questo noi lo troviamo esattamente al cuore della rivelazione biblica. C'è una pagina che io trovo commovente, splendida, nell'Apocalisse. Proprio quell'Apocalisse che spera l'insperabile, che annuncia con questa immaginazione straordinaria, traboccante, questa immaginazione di vita che fiorisce, del regno della Gerusalemme celeste. Ebbene, cosa ci viene detto dall'Apocalisse? Che l'Apocalisse spera un Dio che asciugherà le lacrime da tutti i volti. Spera un mondo in cui non ci sarà più la morte, il lutto, il lamento e l'affanno. La Gerusalemme celeste, o se volete, il paradiso, se vogliamo usare questa immagine, è espressa nell'Apocalisse dall'immagine del Dio che asciuga le lacrime da ogni volto. Ponetevi la domanda: ma chi è che formula un'immagine così di Dio? Chi è che pensa Dio e lo immagina come uno che si avvicina al volto di qualcuno che sta piangendo e asciuga le sue lacrime? Beh, una simile immagine è nutrita, una simile speranza è nutrita, primo, da chi durante la vita piange e ha dovuto piangere, ha dovuto versare lacrime per i lutti, per la morte, per il dolore, per le mille cose che ci infliggono sofferenza. E chi intravede una simile salvezza, chi è? Forse anche colui che comunque ha cominciato a percepire che una cosa che ha molto senso nella vita è tentar di lenire il dolore degli altri, tentar di asciugare le lacrime dagli occhi degli altri, tentare di andare incontro facendosi toccare dalla sofferenza dell'altro come se fosse nostra, e dunque asciugando le lacrime, ovviamente con quella prassi di presenza, di dare tempo, ascolto, energie, parole all'altro nella sua sofferenza. Ecco, questa immagine del Dio che redime, del Dio salvatore nell'Apocalisse, rinvia poi a questa nascita, a questa esperienza umana molto semplice: avere pianto, avere sofferto e avere tentato di asciugare le lacrime, consolare, lenire il dolore di chi si trova nelle lacrime. Ecco allora che l'occhio della speranza è l'occhio della compassione,
una speranza che non è mai individualistica, è sempre una speranza, non può essere la mia speranza contro la speranza di me contro gli altri, può essere solo una speranza che abbraccia tutti, è inclusiva. Ebbene, è l'occhio della compassione, l'occhio che sa vedere il dolore del mondo e crederne la redenzione. Del resto, la speranza, dice Paolo, si forgia, nasce proprio nelle tribolazioni, nelle prove. Dice Paolo in Romani 5, ai versetti 3-4. La tribolazione produce la perseveranza. La perseveranza, la qualità provata. C'è una traduzione che dice la virtù provata. C'è niente a che vedere con una virtù provata. Dokimē, in greco, che significa una qualità provata. E la qualità provata della persona produce la speranza. Ecco allora, essere gioiosi nella speranza, perseveranti nelle tribolazioni. Di nuovo, siamo a un ossimoro che ci è chiesto costantemente dal Nuovo Testamento. Siate gioiosi nelle tribolazioni, anche nei momenti della contraddizione essere gioiosi, che non vuol dire, certo, essere beoti e non capire che il dolore ci fa piangere o star male, ma c'è una speranza e una gioia radicate, profonde, che nascono proprio dal confronto con ciò che più è doloroso, buio e tragico dell'esistenza umana. Ecco, mi pare che sia importante allora questa dimensione. La speranza, poi notate che per Paolo, e vado a concludere, pochissimi minuti e chiudo lì, perché stiamo chiudendo la prima parte, la speranza per Paolo ha anche una dimensione creazionale, cosmica potremmo dire, ma che si accompagna a gemiti e pianti, anche qui. Essa si fa strada, dice Paolo in Romani 8, al versetto 18, in mezzo ai gemiti della creazione. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è sottoposta alla caducità nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, dalla schiavitù della fine, della morte. Ecco, se voi prendete questi testi che ci accompagnano nel tempo dell'Avvento, i discorsi escatologici di Gesù nei sinottici, noi vediamo che lì viene gettato uno sguardo disincantato sui mali che affliggono la storia sempre, guerre, carestie, terremoti, e questi testi invitano non tanto a vedermi un segno della fine del mondo, ma un inizio. L'inizio delle doglie, l'inizio di un parto. Ecco, questo sguardo consente la perseveranza, dunque, la resistenza, la capacità di rimanere anche in mezzo alle prove, anche in mezzo alle tribolazioni. Addirittura Gesù arriva a dire nel discorso escatologico che c'è in Luca che quando vedrete accadere queste cose terrificanti, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Di nuovo siamo al paradosso. Cioè, catastrofe, alzare il capo perché la liberazione è vicina. Laddove tutti vedono rovina, catastrofe, lo sguardo del credente sa già intravedere che c'è una liberazione che verrà. Ecco, c'è uno sguardo paradossale dunque della speranza che, e vado davvero a terminare con questa annotazione, che non si limita a opporsi alla disperazione, ma che mostra di avere una certa contiguità con essa. Anzitutto è importante, vi dicevo già prima, quando vi parlavo della speranza cristiana che comporta la morte di altre speranze. Gesù non è quello che soddisfa i miei desideri, che so, di essere un liberatore politico, eccetera. Ebbene,
c'è un'esperienza, la delusione, che può significare liberazione dalle illusioni, discernimento della vacuità di ciò che chiamavamo speranza, e che ci aiuta a fare chiarezza tra le speranze e la speranza, tra l'assoluto io spero, io sono un uomo, una donna di speranza, e io spero che questa roba succeda, questo incontro avvenga, eccetera eccetera, le speranze relative al plurale. A volte avviene che il venir meno di speranze piccole ma enfatizzate, magari ingombranti, consente una purificazione dello sperare e l'emergere di una speranza fondamentale che ha a che fare con l'essere, non con l'avere, ma soprattutto l'edificazione di una speranza non fittizia. Secondo la scrittura può trovare un aiuto nell'esperienza della disperazione, non perché sia augurabile, ma perché ci finiamo prima o poi in situazioni di disperazione. Che cos'è la disperazione? Da un lato è l'anticipazione indebito del non compimento, e quindi è anche peccato, e certamente nella tradizione cristiana, e in questo si oppone all'apertura al futuro della speranza, ma è anche uno stato, quello in cui noi arriviamo a essere contigui alla disperazione, in cui siamo in uno stato di interiorità, come dire, acutizzata, esasperata, una sorta di stasi dello spirito che può consentire una visione disincantata, penetrante, lucida, forse anche scorticante di noi, della realtà, ma molto più vicina alla verità. Ecco, la disperazione di Giobbe, voi stimate un nulla le parole di un disperato, se la piglia con i suoi amici che gli vanno a fare la morale, che no, non si deve disperare, ma che cosa dice? Guarda che davanti a Dio devi sperare, devi capire che se ti trovi in questa situazione è perché tu hai peccato, eccetera. Voi stimate un nulla le parole di un disperato, e alla fine Dio ha dato ragione a Giobbe e non ai suoi amici retti teologi e corretti predicatori. La disperazione di Giobbe lo porta a vedere le inconsistenze nelle affermazioni teologiche dei suoi amici, e ripeto, arriva a incontrare l'approvazione di Dio stesso. Comunque la speranza si costituisce al cospetto della disperazione, a fronte della prospettiva, della possibilità del disperare. Vi è chi ha scritto, Gabriel Marcel: può esservi speranza solo quando interviene la tentazione di disperare. La speranza è l'atto mediante il quale questa tentazione è attivamente o vittoriosamente superata. Ma ripeto, vi è una contiguità, e lo stato d'animo di chi è prossimo alla disperazione è anche spesso uno stato d'animo di estrema lucidità, di sguardo disincantato, fuori da ogni retorica sulla realtà. Certo, proprio in quel momento critico, ecco che la speranza riesce a superare l'abisso in cui può far cadere la disperazione, ma solo una speranza che tocchi il tragico della vita è una speranza autentica, altrimenti sono tutte favolette. E chiudo: lo stesso allora discorso sulla speranza ha una sua plausibilità se accetta di incontrare e ascoltare le storie di ordinaria disperazione che attraversano le esistenze familiari, i rapporti genitori-figli, che attraversano il nostro quotidiano, e se accetta di misurarsi con esse. La speranza cristiana, del resto, trova i suoi giudici autorevoli nei disperati della terra, così come la carità cristiana trovi i suoi giudici nei sofferenti della terra. Non è questo che ci viene rivelato da Matteo 25, la grande pagina dell'affresco finale del giudizio universale, dove è l'ammalato, il prigioniero, l'assetato, l'affamato, chi era nudo, chi era senza casa, eccetera eccetera, che diviene di fatto portatore del giudizio che Dio dà, se avete dato da bere o da mangiare a costoro.
Ecco, io mi fermo qui e direi che credo almeno questa idea della sperare contro ogni speranza lo abbiamo ben, credo di avere cercato di dimostrarla, però occorre una pars positiva ora, costruire una speranza. La speranza come lavoro, la speranza come responsabilità oggi, valorizzando dunque la capacità di creare futuro anche nel rapporto tra le generazioni. Riprendiamo la nostra riflessione e dopo esserci soffermati questa mattina sul carattere quantomeno paradossale della speranza cristiana, vorrei adesso proporvi una riflessione che cerca di essere propositiva e positiva, non che fosse negativa, intendiamoci, quella di stamattina, cercava di cogliere l'autenticità di una speranza che per essere tale, per essere veramente tale, deve prendere sul serio il tragico della vita e dunque tutto ciò che si oppone alla speranza. Solo quella che attraversa il negativo, il doloroso dell'esistenza può lo attraversa e ne esce, può avere il diritto di chiamarsi speranza. Ma appunto, se la speranza è anche capacità di futuro, se la speranza ha a che fare con aprire e dare orizzonti di senso, provate a pensare alle volte che uno dice non vedo futuro, mi sento come a cielo chiuso. Ecco, allora noi possiamo comprendere che la speranza è anche un lavoro, è anche una responsabilità umana e io direi ancora di più, è da un lato una responsabilità, dall'altro è una potenzialità. Prendiamo dei giovani. Molti giovani hanno tutto il diritto di sentirsi oggi assolutamente privati del futuro. Quanti giovani conosco che hanno già anche ormai 28-30 anni e più, sono laureati, non riescono a trovare lavoro, insomma, ne conoscete meglio di me, probabilmente qui gli esempi si possono moltiplicare a dismisura. Ecco, io credo che qui occorrerebbe avere il coraggio di dire cose che possono essere anche un po', possono sembrare anche un po' impopolari o inattuali, ma ricordare questa cosa, che il futuro non dipende solo dagli eventi esterni, ma c'è un futuro che nasce dalla interiorità. La tradizione filosofica occidentale lo dice molto, Agostino, ma anche una filosofa come la Maria Zambrano nel secolo scorso, c'è una, e molto, anche dal punto di vista antropologico, esistenziale, c'è una capacità di futuro e quindi di aprire un senso, un orizzonte, una speranza che nasce dalla interiorità. Quindi proviamo prima a vedere qualche esempio elementare di questa capacità di futuro che c'è nel giovane, che va ridestata e che proprio nei momenti in cui è maggiormente c'è buio, in cui maggiormente c'è oscurità, proprio allora va rivalutata questa capacità. Trovare in se stessi delle risorse di futuro. Beh, ci può essere crisi finché volete, però la gente si innamora. Innamorarsi, ad esempio, innamorarsi è una, è lo stato nascente di una storia futura, è un movimento che crea
futuro, porta gli innamorati a immaginare un futuro insieme. Voi mi direte, poi troverà ostacoli. Bene, però questa capacità di innamoramento che riesce ad andare oltre una quantità di ostacoli che sono impressionanti, è una potenza straordinaria che nel giovane, nella persona c'è. Nell'innamoramento c'è una promessa di senso, di felicità, che tutto avvolge e travolge. A me ha colpito aver seguito un pochettino una vicenda di innamoramento tra un ragazzo Sikh e una ragazza, una giovane pakistana. Non corre buon sangue tra pakistani, che sono di famiglia musulmana rigida, e un Sikh, per cui questi hanno dovuto, lei ha dovuto essere allontanata dalla propria famiglia, protetta dalla Digos, eccetera. Ma tu vedi questa, come dire, che l'innamoramento ti apre un futuro talmente radioso di speranza che ti porta a superare delle difficoltà che sono veramente molto, ma molto grandi. Ecco, nell'innamoramento si arriva a creare un orizzonte tale di luce, di luminosità, di speranza, che anche differenze culturali, religiose, sociali, etniche, eccetera, vengono superate di un sol balzo. L'innamoramento è trasgressivo, potremmo dire, in questo senso, ed è anche profetico. Comunque, appunto, certamente quello che emerge è che questa potenzialità dell'uomo, dell'innamoramento, dice una capacità di futuro che giace in lui. Un secondo elemento, e tutti questi noi li potremmo approfondire molto, ma mi basta dare alcune indicazioni. Desiderare. L'innamoramento dà voce al desiderio. Il desiderio è ciò che è costitutivo dell'essere umano. L'essere umano come homo desiderans. Certamente qui ci scontriamo con una realtà. La società dei consumi ha diffuso e naturalmente fa più presa il linguaggio pubblicitario, il messaggio della società consumistica fa più presa sui soggetti più fragili, meno agguerriti, meno corazzati, meno difesi, meno colti, meno capaci di interagire ed essere critici. Ebbene, la società dei consumi ha diffuso l'idea di poter soddisfare tutto e che la felicità consisterebbe nell'essere saziati, colmati, soddisfatti in ogni bisogno. L'Occidente è sempre di più la società di obesi, dove c'è un troppo pieno. Ecco, la sazietà consumistica è la tipica prigione del desiderio, che viene ridotto a bisogno che può essere soddisfatto immediatamente. Basta che paghi e ti avrai degli ipermagazzini in cui puoi comprare tutto e più di tutto. A me è capitato di entrare in un enorme magazzino, non ricordo più come si chiami, ma a pochi chilometri lì dalla nostra comunità, solo per i cani, cibi, ma di tutto, non anche cose che uno non penserebbe mai che servono solo per i cani. È un magazzino gigantesco in cui trovate tutto e di più che può servire per i cani. Bene, il desiderio non è un bisogno, il proprio del desiderio è che è inestinguibile. E questo è un elemento che contraddistingue l'essere umano. Il desiderio ha a che fare con il senso. Il desiderio è sedotto dal senso. Poi possiamo avere tanti piccoli desideri di avere l'ultimo modello del telefonino, però questi desideri veramente con la D minuscola lo possiamo soddisfare immediatamente. Il proprio del desiderio umano, che ci dice poi che davvero c'è un rapporto tra desiderio e Dio, e si può parlare, come la tradizione cristiana fatta, di desiderio di Dio, è una dimensione davvero di infinito. Il desiderio ha a che fare con il senso,
e il senso è qualcosa che ci trascina sempre oltre, che è inesauribile, il desiderio è inesauribile. È costitutivamente dunque segnato da una mancanza il desiderio, da una non sazietà. Potremmo dire questo, per cercare di essere sempre più chiaro: il vero desiderio è quello che il desiderato non sazia, ma approfondisce. Questo è proprio anche del mistero. Quando noi parliamo di mistero, di cosa parliamo? Diciamo non qualche cosa che è incomprensibile. Il mistero, no, io posso averne una... posso avere accesso, comprenderne, ma più ne comprendo qualche cosa, più il mistero si fa interessante e è inesauribile e mi conduce sempre oltre, mi trascina in una ricerca incostante, una ricerca costante che non ha fine. La società dei consumi in realtà propaganda soddisfacimento di bisogni, ma così arriva a uccidere il desiderio. E questa forse è un'altra domanda che ci dobbiamo porre. Un libro abbastanza recente, di pochi anni fa, di Marc Auger, un antropologo, un africanista che si è riciclato, diventando una sorta di antropologo della postmodernità, colui che ha coniato l'idea dei non luoghi, cioè di tutti quei luoghi che noi frequentiamo, che so, gli enormi discount alimentari, gli enormi centri commerciali, gli aeroporti, luoghi in cui non si dimora, luoghi non abitati, luoghi di transito, luoghi in cui si passa ma che non sono abitati. Ha scritto un libro che si intitola Che fine ha fatto il futuro? Certo, ce lo possiamo chiedere, ma ci possiamo anche chiedere che fine ha fatto il desiderio. Forse questa è una domanda più importante, saper di nuovo osare il desiderio. Si è arrivati a, come dire, a consumare tutto, a rendere oggetto di consumo tutto, anche quell'elemento più che mai sensato perché abitato dal desiderio, che è la dimensione erotica. Ma possiamo andare davvero ancora molto oltre, e se questi due primi elementi sono così evidenti, oserei dire, a livello proprio dell'esperienza più quotidiana, ce n'è un altro che già ci fa fare un livello, un passaggio, io direi, di livello, e che secondo me è importante, lo accennavo già questa mattina. L'immaginazione. Io so bene che parlare di immaginazione non solo in uno spazio ecclesiale cristiano, ma anche in altri ambiti, rischia di essere, come dire, un po', come dire, non ben accetto. Pascal ha delle espressioni feroci contro l'immaginazione, denigrata come maestra di falsità, eccetera. Ma l'immaginazione non è equiparabile semplicemente a fantasia. No, l'immaginazione non coincide con una fuga dalla realtà. Uno come Einstein ha potuto scrivere che l'immaginazione è molto più importante della conoscenza. Non fosse che per il personaggio che ha scritto questo vale la pena riportarlo. Che cos'è l'immaginazione? L'immaginazione è un processo di, potremmo dire, ristrutturazione delle informazioni di cui un individuo è dotato, a partire dalla sua esperienza, da quello che vede nella sua realtà quotidiana, eccetera. La ristrutturazione delle informazioni, dei dati di conoscenza che uno ha, in dipendenza a nuovi rapporti che egli istituisce con la realtà e naturale e sociale. Vuol dire, l'immaginazione parte dalla realtà, da quel che uno vede, da cos'altro può partire. Però non è una semplice copia, l'immaginazione rielabora, aggiunge, toglie, cambia, fa, rimodella la realtà.
è immaginazione creatrice, combina in forme nuove degli elementi che provengono dall'esperienza, ma che all'esperienza non possono più essere ricondotti in modo diretto, perché ne danno una configurazione nuova, inedita, inedita. Allora, quando una volta che il prodotto dell'immaginazione prende corpo, rientra nella realtà, ma come forza attiva, dinamica, propulsiva, trasformatrice della realtà. Ecco, l'immaginazione crede al futuro, pensa, ipotizza e dà forma, almeno mentale, ripeto, a ciò che non c'è, che non è, ma non appena comincio a immaginarlo, io devo dire che questa cosa non c'è ancora e non è ancora. Provate a pensare a una cosa. Quando è, se vi ricordate, che l'uomo per la prima volta ha messo piede sulla Luna? Era il luglio del 1969. 21 luglio. 20 luglio. Mi sembra il 21, ma no. Perfetto. Ha ragione lei senza un problema. E tuttavia, nel primo secolo d.C., e lì suo fratello, Plutarco scrisse un saggio, un libro, Viaggio sulla Luna, il volto della Luna, dove immaginava un viaggio sulla Luna. E Dostoevsky ha scritto in un bel testo, Il sogno di un uomo ridicolo, parla di un viaggio sulla Luna. L'Ariosto, Keplero, quindi nei secoli si è immaginato la possibilità di un viaggio sulla Luna quando era assolutamente impraticabile tecnicamente, perché se anche ti mettevi le ali come ha fatto Icaro non ci riuscivi ad arrivare sulla Luna, ma cascavi. Però è interessante, ci si potrebbe porre la domanda un po' provocatoria: ma se l'uomo non avesse cominciato a immaginare, ci sarebbe mai arrivato a un certo punto? Certo, è venuto il tempo in cui tecnicamente è stato possibile realizzarlo, ma l'idea c'era già. L'idea era già, certo, potremmo dire, non ancora realizzabile, ma è venuto il momento in cui è stato possibile realizzarlo tecnicamente. Come dire, anche ciò che nel momento in cui è immaginato è impossibile essere realizzato, tuttavia comincia ad acquisire diritto e possibilità di esistenza. Guardate che non funziona molto diversamente, spero mi capiate, nell'immaginazione profetica. I profeti sono stati degli inventori di immagini di una potenza straordinaria, ma non è che sia diverso se prendete le immagini dell'Apocalisse, che hanno mostrato la capacità di creare, di immaginare ciò che ancora non c'è, istituendo però una speranza, istituendo una attesa del momento in cui ciò potrà essere vero, e potrà essere vero nella fede, perché noi crediamo alla fedeltà di Dio alla sua promessa. Non sappiamo il quando, ci viene detto anche dal testo, non sappiamo, ma crediamo e marciamo, avanziamo in base a questa promessa e a questa fiducia. Tenete a mente il termine promessa, perché parlando della speranza come responsabilità dovremmo parlare della capacità di promettere. Ma appunto la immaginazione, ecco, io credo che l'immaginazione è davvero una grande capacità vitale, e proprio nei tempi in cui la realtà più ci offre un panorama desolato, più è importante far lavorare, trovare risorse interiori, mentali, spirituali, interiori, e immaginare. Ci si interroga tanto sul
come dire, sulla crisi del lavoro, sul futuro del lavoro, sul perché non provare a interrogarci sul lavoro che può creare futuro. Certo, un lavoro anche interiore, un lavoro però che anzitutto rende una persona cosciente delle tante risorse che ha, e spesso noi non ne siamo capaci, non ne siamo coscienti, un po' come certe persone che usano un computer lo usano con il 5% delle capacità che ha il computer. A volte noi stessi non sappiamo, non conosciamo le risorse che possiamo avere. Ecco, come si dice, l'immaginazione è l'energia mentale che permette l'emergere delle novità. Questa è la citazione di un famoso matematico, Bruno De Finetti. La energia mentale che permette l'emergere delle novità. Se stiamo semplicemente nell'ambito biblico, il Dio che ha creato non è forse il Dio che ha immaginato il mondo? Il Dio creatore è anzitutto il Deus imaginans, prima di essere il Deus logos, cioè il Dio che immagina, prima di essere il Dio che parla. L'atto creatore è un atto di lavoro, ma il lavoro consiste in una progettazione, come un architetto che crea un piano e disegna sulla carta ciò che poi sarà costruito con mattoni. L'atto creatore è anche creazione artistica, opera di bellezza. Insomma, l'uomo creato a immagine di Dio non è solo imago Dei, ma in quanto imago Dei, in quanto immagine di Dio, è anche om imaginans, chiamato a mettere in atto questa capacità di immaginazione, che è capacità di creare qualche cosa di nuovo. Ulteriore momento, terzo momento, no, quarto, innamorarsi, desiderare, immaginare, essere creativi. A me ha colpito da morire quando nella Evangelii Gaudium sento che Papa Francesco scrive, cito a memoria, ma insomma nel senso che chiedo a tutti, esorto tutti a essere audaci e creativi. Creativi, creativi, ha detto. Non è così consueto che nel Magistero l'esortazione sia alla creatività. Anzi, di solito è un po' più a, come dire, cerca di stare nelle regole, cerca di stare, ecco, no, alla creatività. È veramente straordinario, come più o meno sono straordinarie queste tutte le cose che dice questo Papa, ma la creatività, attenzione, che cosa vuole dire? Ha un senso l'espressione, chiedo tutti che siano creativi? Sì, che cos'è la creatività? Usciamo dalle immagini stereotipate dei creativi che sembrerebbero una nuova casta elitaria, il designer, quello che fa la moda, qualche genio qua e là, e andiamo alla sostanza di fondo, che è la capacità di vedere e di rispondere. In estrema sintesi, ciò che è accessibile a tutti, poi certo a ciascuno secondo le proprie capacità culturali, secondo le proprie possibilità umane eccetera, ma è la capacità in estrema sintesi di vedere, se vogliamo anche di ascoltare e di rispondere, di lasciarsi interpellare da tutto, dal colore di questo fiore, dalla forma di questo vaso, a qualunque cosa, tutto mi parla. Tutto io vedo e diviene per me interpellazione e mi induce a cercare una spiegazione, a tentare una risposta. Ecco, il creativo è una persona semplicemente, potremmo dire usando i termini del Vangelo di oggi, vigilante, vigilante, che apre gli occhi, tiene gli occhi aperti. Se avete letto il Vangelo di questa mattina, insomma di oggi, di questa domenica, state attenti, vigilate, il primo verbo, blepete, tenete gli occhi aperti, guardate, scrutate, guardate attentamente, guardate e cercate di entrare in dialogo con ciò che vedete, con ciò che ascoltate. C'è una parola, c'è una voce che ci viene dalla realtà, dalla natura, dagli altri, dalle situazioni storiche.
Ecco, la creatività come questa capacità di interazione con il reale. E dunque diventa capacità di consapevolezza, appunto, di vigilanza, di coscienza. E certamente la creatività si nutre di diversi elementi, ve ne cito alcuni, ma ad esempio la capacità di stupirci, ma di stupirci del colore delle foglie in autunno, di stupirci, la capacità di essere meravigliati da ciò che abbiamo intorno, che è la capacità di uscire dal banale, dal ritenere tutto scontato, dal lasciarci passare sopra la realtà e le cose senza lasciarcene interpellare. Ma poi anche la capacità di concentrazione. Guardate che questo è un altro problema grave per noi oggi. Noi siamo sempre gettati fuori da noi stessi, dai troppi stimoli, dalle troppe cose che ci abitano e che sono attorno a noi. La concentrazione che cos'è? La capacità di essere in ciò che si fa. E di essere, io oserei anche aggiungere, in ciò che si dice. Ma qui entreremo in un altro ambito che riguarda un tema che mi sta a cuore, l'etica della parola, l'etica del parlare, che se ne è di bisogno e come ai nostri tempi, oggi. Ma la capacità anzitutto di essere in ciò che si fa, essere presenti in ciò che si fa. Se quando facciamo una cosa già stiamo pensando a quello che dovremmo fare dopo, vabbè, noi manifesteremo la nostra capacità di essere delle persone che fanno tanto, ma in realtà ci lasciamo sfuggire il gusto, il sapore delle cose. Ecco, la creatività capace di creare futuro è presente all'oggi, è capace di contemplare, di fermarsi, di vedere, di apprezzare ciò che c'è qui davanti in questo momento e di lasciarsene imprimere in profondità una traccia per poterla rielaborare. Così come con la capacità di concentrazione, capacità di stupore, ma poi anche originalità. La creatività che cosa chiede? Non di essere dei bizzarri, ma di essere se stessi, questo sì. Avere il coraggio di essere se stessi. Dunque, la creatività chiede anche ed esorta ad avere quella fiducia in se stessi, che è molto importante. Gesù, se voi guardate e leggete bene i Vangeli, vedete che Gesù è un uomo che fa sempre, dà sempre fiducia agli altri, fa emergere la fiducia che c'è negli altri, lavora incontrando gli altri sui loro motivi di fiducia. Ma è anche un uomo che ha una enorme, grande fiducia in se stesso, non si lascia, non si piega certo a qualunque cosa che uno gli viene a dire. Quante volte uno gli chiede una cosa e lui gli risponde con una controdomanda e devia il discorso da un'altra parte. Quante volte rifiuta di appiattirsi su ciò che gli altri vorrebbero fare o chiedergli e sa imporre una sua visione della realtà. Ecco, la capacità di originalità, ma nel senso, ripeto, di essere se stessi, di dire ciò che pensiamo, di non temere di essere fuori dal coro. È importante il coraggio della propria parola, della propria presenza. Pensate quante volte in realtà noi non siamo in questo tipo di atteggiamento. Faccio un esempio più banale, ma ce ne sono tanti altri quotidiani. Siete stati invitati a una festa, ci siete andati malvolentieri, però insomma ci siete stati per dovere, uscite e ve ne andate, oh grazie, è stata una festa bellissima, sono proprio grato, è stata una cosa meravigliosa, appena uscita la porta dite non ne potevamo più che due scatole e tutto il resto. Fatichiamo a essere davvero sempre in ciò che diciamo, a essere noi stessi, eppure in quello risiede anche l'autorevolezza di una persona. E certo, rischia anche la solitudine, rischia anche l'isolamento, rischia anche di incontrare critiche e conflitti, ma a quarto punto la creatività accetta anche i conflitti. Ecco, allora, io credo che
Questi elementi ci dicono una capacità dell'uomo di trovare in se stesse risorse di futuro. Un'altra, certo che ve la dico, il coraggio. Sempre quel bel testo dell'Evangelio Gaudium di Papa Francesco: esorto tutti a essere audaci e creativi, coraggiosi e creativi. Coraggio, ad esempio, l'abbiamo appena visto, di essere se stessi, di fuggire l'omologazione. Che cos'è il coraggio? Il termine ve lo dice già, è la virtù del cuore, eccetera. Quindi tutta la persona che dà inizio a qualcosa. Il coraggio è la capacità, la forza di dare inizio a qualcosa, la virtù del cominciamento. Spesso il cominciamento coraggioso coincide con una decisione contrastata, cioè l'azione coraggiosa comporta un rischio, piccolo o grande che sia, è esposta a pericoli. Notate che una società come la nostra, che moltiplica a dismisura i sistemi assicurativi, che vuole estromettere il rischio, che cerca la sicurezza a ogni costo, è anche una società che espelle il coraggio dall'agire umano, lo rende inutile, non necessario. Ecco, il coraggio invece, secondo me, è una, anche su un piano prettamente etico, è una qualità straordinaria, è la fortitudo latina, ma che è estremamente importante, perché nel gesto coraggioso l'uomo mostra di essere capace di trascendenza, cioè di agire non semplicemente per un proprio interesse, per un proprio guadagno, per un proprio tornaconto, ma di agire per un fine altro da sé in modo gratuito. Anche il gesto di chi si getta nel fiume per salvare chi sta annegando, il gesto coraggioso, ma può avvenire che quel gesto non arrivi a salvare chi sta annegando, può avvenire che porti a morire anche colui che si è gettato. Dobbiamo dire che è stata una stupidata, che è stata un'insensataggine? Io credo che chiunque di voi sente questo tipo di notizia sente in ogni caso che c'è qualche cosa di estremamente vero nel gesto in sé, quale che sia stato il risultato. È come se ci fosse una forza di luce rivelativa nel gesto coraggioso, come se fosse un Fiat Lux che si accende nel buio di una notte. In realtà noi percepiamo che quel gesto ha una rivelazione profonda sul senso del vivere. Non è sprecata una vita che cerca di salvarne un'altra, almeno questo può essere il messaggio. Ecco, io credo che il coraggio che per la scrittura, per la rivelazione cristiana, sta poi anche nello spazio della fede e dell'amore. E bisognerebbe rileggere nei Promessi Sposi, vi ricordate il famoso passaggio di Don Abbondio, il coraggio chi se lo può dare, avete presente? E lì c'è il cardinal Federigo, se non mi ricordo male, che gli fa un bel discorsetto e gli dice: ma come? Tu sei un presbitero, tu hai la cura pastorale di queste persone, ma le ami queste persone? Perché il coraggio nasce dall'amare le persone che ti sono date. Per amore il coraggio viene quasi naturale, per la persona che amo arrivo a dare la vita. Ecco il coraggio come capacità di, come dire, trascendere se stessi e, in vista della libertà di un popolo, dei diritti di chi ne è privato, della persona che amo, eccetera, diventa qualche cosa che rivela qualche cosa sul senso del vivere. E di nuovo l'azione coraggiosa, ripeto, è una luce che illumina, che dà senso, che apre speranza, che apre un futuro. Forse potremmo aggiungere un ulteriore elemento, questo lo dico con voce un po' più
a tono un po' più basso, diciamo così, perché certamente nel coraggio è insita anche la volontà. La volontà. La volontà è una facoltà umana, a mio parere, oggi molto dimenticata, molto, come si dice, non dico quasi disprezzata, ma insomma messa certamente da parte. Di certo è stato uno dei grandi rimossi di tutta la teoria psicanalitica, la volontà lì proprio evacuata. Va detto che della volontà è stato fatto un pessimo uso, soprattutto nello spazio educativo. Il ragazzo si deve impegnare di più, se volesse, era dislessico, cosa può fare? O nello spazio educativo religioso, o addirittura il famoso volere e potere. No, non è così proprio vero, è tutt'altro. Però, l'uomo è anche l'uomo che vuole, cioè che si determina a un fine. E che si dispone a pagarne il prezzo, questo sì, questo è sacrosanto. E questo fa, a questo occorre educare, anche se volere, da questo punto di vista, è una facoltà molto complessa. E come sempre Nietzsche, con la sua lucidità, ha saputo cogliere la complessità del volere. Che cosa c'è nel volere? Ci sono due cose. Sto lavorando, eccetera, e tuttavia mi iscrivo all'ingegneria nucleare e voglio arrivare a laurearmi, costi quel che costi. Bene, io sono colui che comanda a me stesso e sono colui che obbedisce a se stesso. Nel volere sono colui che comanda e che obbedisce. Mi determino a un fine e accetto di pagarne il prezzo. La sofferenza, la fatica, il dover fare delle scelte in ordine a raggiungere quel fine, la laurea in ingegneria nucleare, eccetera. Ecco, la volontà, ripeto, ne è stato fatto un pessimo uso, tuttavia è una dimensione decisiva, importante dell'uomo. Che uomo è? Uno che non vuole fare di se stesso qualcosa, non vuole mettere in atto, non vuole determinarsi al raggiungimento di qualche fine. Certo, volere significa obbligarsi, impegnarsi, anche soffrire per obbedire a ciò che si vuole. A volte la incapacità di volere, che spesso in tanti si riscontra, secondo me è segno anche di una debolezza del rapporto della persona con se stessa, della sua, come dire, incapacità di cogliersi come materiale che deve essere elaborato, che deve essere plasmato per avere una forma. Questa debolezza allora diventa irresponsabilità. Ma se queste sono... Su ognuna di queste cose in realtà potremmo, come dire, riflettere molto più a lungo, tuttavia sono delle dimensioni queste che dicono che c'è una potenzialità di futuro all'interno stesso della persona, tuttavia c'è una dimensione che io vorrei sottolineare sulla speranza e sul futuro come responsabilità di chi è più grande, dei responsabili, dei governanti, dei capi, degli educatori, dei genitori, dei padri, insomma, di chi viene prima, di chi probabilmente detiene anche delle leve del potere e del comando, rispetto a chi viene dopo. Un po' in eco a ciò che stavo dicendo questa mattina sulla necessità di uscire dalla... Da un lato evidenza del fatto che i giovani sono il futuro, ma certo che lo sono, hanno la forza, l'entusiasmo, l'anagrafe è tutta dalla loro parte, certo. Però stiamo vedendo anche che il futuro ce l'hanno se il futuro non è occupato da degli altri. E visto l'accrescimento impressionante dell'età media nel nostro Occidente, sapete che si calcola che nel secolo scorso, nell'Occidente ricco e opulento, intendiamoci, tra diminuzione della morte delle partorienti, diminuzione della mortalità infantile, allungamento dell'età media della vita per i progressi straordinari della medicina, eccetera, eccetera,
in un secolo si è guadagnato 30 anni di aspettativa della vita media, che fa impressione. Ormai a 70 anni, uno è giovane. Bene, se uno è giovane a 70 anni, chi ne ha 25 che cos'è? La domanda è solo quella, e gliela lasciamo la giovinezza? Però è vero questo, però hanno dei 70 anni che sono in forma smagliante, che sono ancora lì a fare, come si chiama? Ecco, Putin esattamente, eccetera. C'è una dimensione di responsabilità che è essenziale. Essere responsabili degli altri significa essere responsabili del loro futuro. Io credo che i genitori che generano dei figli, questo lo sanno bene, perché il problema non è mettere al mondo un figlio, ma è promettergli, mettendolo al mondo, che lo educheranno, cioè che gli staranno vicino, che lo aiuteranno ad arrivare a esprimersi in suo nome, insomma, a vivere sui suoi piedi, come si dice, a camminare sulle sue gambe e a sviluppare il suo nome, che è quello che loro gli hanno dato, e a vivere la sua vita, a sviluppare la sua unicità. Ma ripeto, la responsabilità verso l'altro è la responsabilità verso il futuro. Noi abbiamo vissuto degli anni, secondo me anche in Italia, in cui mi sembra quasi che chi viveva diceva après moi de luce, come dire, io penso a me stesso, chi viene dopo a fare i suoi. Ecco, no, responsabilità è pensare il futuro e dunque degli altri, il futuro degli altri. Ora, creare futuro significa dare fiducia, e qui noi abbiamo il primo problema essenziale. Per creare speranza occorre dare fiducia significa dare spazio, significa accettare di non controllare, non intervenire in modo intrusivo, invadente sull'altro, attendere i suoi tempi, mettersi a servizio della sua crescita e dei suoi tempi. C'è una bellissima parabola nel Vangelo di Marco, nel capitolo 4, i versetti dal 26 al 29. La possiamo leggere perché ci introduce in una visione del rapporto con il tempo che è estremamente interessante e molto distante dal tipo di rapporto con il tempo che di solito sviluppiamo noi. Vi leggo questa paraboletta, Marco 4, 26-29. Diceva Gesù: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Allora, il titolo della Vite di Gerusalemme, vedo che dice parabola del seme che spunta da solo, vero? Vero, tuttavia potremmo trovare degli altri titoli per questa parabola. Potremmo trovare il titolo, ad esempio, del contadino che rispetta i tempi della crescita. O meglio ancora, la parabola del contadino che lavora sia facendo, sia con l'azione, semina, miete, sia con la non azione. C'è un elemento dell'efficacia dell'agire che è il non agire. Per noi questo è quasi incomprensibile. Il mondo, le culture cinesi, il taoismo, queste cose le comprendono molto meglio. L'idea di accompagnare la trasformazione piuttosto che di dominare i processi, di governare i processi, di accelerare i processi, di spingere il seme, di gonfiarlo, di ottimizzare i tempi, tipicamente occidentale, l'agricoltura industriale, gli allevamenti in cui anche le povere oche o galline vengono pompate, diciamo così, per in fretta arrivare a essere prodotto finito che mi dà un profitto. Ebbene, tra la semina e la mietitura c'è un tempo di inattività del contadino. Allora, uscite un attimo dal seme,
entriamo nel rapporto tra persone, aiutare la crescita di una persona, ma occorre aspettare i suoi tempi, occorre dare fiducia, anche quando questo costa, anche quando questo è rischioso. E credo che spessissimo il rapporto, ad esempio, di genitori con figli, che magari vorrebbero vedere, vorrebbero che per il figlio sia tutto sicuro, vedere certe strade che prendono, eccetera, è estremamente problematico. Pensate al padre della parabola del figlio prodigo. Questo figlio se ne va via e gli dice: senti padre, a me di te importa niente, dammi i soldi, ti saluto, quasi lo mette a morte anticipatamente. E soprattutto è scandaloso sto padre, ma non fa niente, non gli dà un rimprovero, non gli dice: ma stai attento, non lo riempie, forse non gli rompe le scatole con tutti i consigli, stai attento perché l'Ava è lontano, un paese straniero, i pericoli, eccetera eccetera, non spendere tutti i soldi, eccetera eccetera eccetera. Questo padre sembra venir meno a tutto ciò che è proprio del padre: la legge, l'autorità, la parola, eccetera. È un figlio, è un padre che gliene frega niente del figlio? Può succedere anche questo? Non mi pare, però. Anzi, questo padre si trova, secondo me, nella posizione in cui normalmente si arriva, o spesso si arriva a trovare il padre, la madre, i genitori, in una posizione crocifissa, in una posizione cruciale. Non può che, in certo senso, fare fiducia anche a questa scelta così radicale del figlio, che si può supporre che in lui generi angoscia e sofferenza, e tuttavia, quando quel figlio, che quando si arriva a trovare nelle disgrazie, torna indietro, il padre non era in poltrona a grattarsi la pancia, scusate la banalità, era là a aspettare, e dunque a dire che aveva fatto fiducia a quel figlio, ha atteso i suoi tempi, e una volta che è tornato non gliene poteva fregare meno di sentire il suo discorso: padre, peccato contro il cielo, ti ho riavuto, mi basta e avanza. C'è lo scandalo della fiducia che accetta in modo radicale di non imporre all'altro i propri tempi, le proprie ansie, le proprie angosce, e invece accetta di esporsi in modo rischioso all'alterità degli altri, ai suoi tempi. Ecco, forse qui imparare a non, come dire, voler governare sempre ogni processo di crescita, controllarlo, tipicamente occidentale, ma accettare anche la presa di distanza, accettare anche l'assecondare i processi trasformativi, forse ci può insegnare qualche cosa sul dare fiducia a chi viene dopo di noi, dare fiducia ad altri, perché dando fiducia in realtà li si responsabilizza molto di più. Certo che è rischioso, lo so bene, ma è difficile trovare qualche cosa che non comporti dei rischi. E secondo e ultimo elemento, se creare futuro significa dare fiducia, e dunque questo anche crea speranza, c'è anche un altro elemento, e anche su questo secondo me noi siamo molto deficitari, è la capacità di promettere di mantenere le promesse, non di promettere mari e monti, che quello lo fanno in molti, è stato fatto da molti, ma appunto rivela poi gli esiti disastrosi. Che cos'è promettere? Promettere è far sperare, è dare forma di futuro al tempo. Anche la promessa più banale, anche la promessa con cui io dico a lei: ci vediamo domani pomeriggio in piazza in gelateria alle 5, io impegno me stesso a essere domani in piazza davanti alla gelateria alle 5. Ogni promessa è promessa di se stesso, è un obbligo che io faccio a me stesso, ed è una dimensione etica, perché non prometto a me, prometto a un'altra persona. Ecco, la promessa è un'abilità tipicamente umana, ancora una volta è Nietzsche, che è l'uomo, è l'essere che promette, l'animale capace di promettere, promettere, mandare avanti qualche cosa, una parola che impegna il futuro, ma che impegna anche me al futuro.
che fa una vita monastica, sa benissimo che quando dice il suo sì davanti nella professione solenne, mette un atto di parola che impegna il suo futuro, usque ad mortem. Ebbene, noi viviamo di promesse nella nostra vita relazionale, nella vita familiare, nella vita matrimoniale, nella vita di amicizia, eccetera. La promessa mantenuta crea fiducia e rende affidabili le persone che promettono. Se chi promette non mantiene le promesse, si mostra inaffidabile e distrugge la fiducia. Distruggendo la fiducia, distrugge la relazione e fa venire meno la speranza. Forse qua dovremmo davvero interrogarci. Come dire, chi promette si impegna in una sorta di memoria della volontà, per cui continua a volere nel tempo ciò che ho promesso un giorno. Perché se poi la promessa non è soltanto di ricordarsi dall'oggi a domani alle 5 del pomeriggio, ma diviene una promessa che riguarda una vita, che riguarda un altro, riguarda la relazione con una persona, ecco allora la promessa come memoria della volontà che mi impegna quotidianamente a rivolere nelle diversità della vita, nelle diverse situazioni, e indubbiamente cambiano le situazioni e come, mi impegna a volere di nuovo ciò che ho voluto in tempo, un tempo e a cui mi sono impegnato. Ecco, questo crea una dimensione di speranza anche per i beneficiari della promessa. Ecco, io credo che qui veramente sarebbe importante recuperare dunque queste due dimensioni che fanno parte della responsabilità del creare la speranza: creare fiducia, essere fedeli, onorare la promessa. Ecco, ci dovremmo davvero, io credo anche che poi promettere significa anche, come dire, significa volere appartenere. La promessa è legata a un'alleanza, a una relazione, ed è vero, certo, che anche oggi il senso dell'appartenere è molto sfilacciato, è molto, non so come dire, sdrucito. Non solo le grandi istituzioni storiche, i datori di simboli, di partiti, eccetera, sono abbastanza, anche la Chiesa per certi versi, fatica a essere sentita come qualcosa a cui si appartiene. Addirittura la famiglia, c'è un interessante saggio sociologico che purtroppo in Italia non è molto conosciuto, ma di un grande sociologo francese, che mostra come l'evoluzione della famiglia di fatto ha portato sì che oggi non è tanto sentita come ciò a cui uno appartiene, ma anzi un'istituzione a servizio della riuscita dell'individuo. Quindi, come dire, anche lì è difficoltoso perfino il senso di appartenenza allo spazio familiare stesso. Allora, io credo che sia importante recuperare queste due dimensioni, la fiducia e la capacità di promessa, la capacità di promettere, perché da queste davvero può nascere anche una prospettiva di futuro, che certamente dipenderà anche poi da tanti altri fattori concreti, storici, oggettivi, ma in cui il futuro è anche una opera costruita dall'uomo. Questo secondo me è una nostra responsabilità. Io mi fermo qui perché vedo che ormai è praticamente un'ora che parlo e non voglio annegarvi sotto le mie